cordiale a tutti, benvenuti, ben ritrovati anche da parte mia, grazie dell'invito che mi è stato rivolto, partecipo molto volentieri per un piccolo flash iniziale, poi naturalmente diamo la parola subito agli specialisti. Gli Atti degli Apostoli sono un libro molto particolare, con un titolo anche che dice e non dice. Mi ha fatto pensare un elemento che spesso si trova negli Atti degli Apostoli, è l'elemento della gioia. Non so se ne parleremo questa sera, comunque in molte situazioni o molti mini racconti che compongono gli Atti degli Apostoli si concludono con l'aspetto della gioia. Non so, Atti 8:8, e vi fu grande gioia in quella città, un po' come quasi nelle fiabe, no? E vissero tutti felici e contenti. E ho unito questo con una delle frasi famose di Papa Francesco in questi ultimi mesi: non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Allora, gioia dell'evangelizzazione, ecco sì, forse quando avevo 8 anni che sognavo di fare il prete, mi diceva qualche cosa questa espressione. Poi, trovandomi all'interno della realtà quotidiana, della cucina quotidiana, non so esattamente se è sempre così e se è così. Comunque, oggi certo una delle scommesse della Chiesa e della fede è transitare attraverso tante esperienze umane difficili dei nostri tempi, conservando comunque il dono della gioia, di quella particolare gioia che è quella del Vangelo, quella di Dio, quella dello Spirito Santo. Cioè la situazione, la sappiamo tutti, cioè è seria. Nelle nostre comunità, nelle famiglie, a livello della società tutta intera, la questione dei giovani, insomma far viaggiare il Vangelo e viverlo poi, ecco, non è che sia una passeggiata, una cosa così affascinante, spesso è anche frustrante o disorientante, devi sempre seminare, e poi... dicevo qualche tempo fa alla mia comunità che più divento vecchio, adesso è arrivata la cinquantina, mi ha detto prima, io li sto pedalando dietro, insomma, no? Più è difficile lasciar partire, no? Vedete questi gruppi di ragazzi che crescono, che li prepari i sacramenti e la cresima, e poi c'è la famosa partenza, eccetera. Io mi ricordo quando sono partito io per gli studi, ho visto mia madre e mio padre che mi hanno fatto partire. Allora non mi rendevo conto cosa significava, no? Ma adesso vedere partire, quanto poi siete voi genitori che vedete partire un figlio, due, non lo so, io ogni anno ne ho 10, 15 che partono, dunque lasciar partire, altro la gioia dell'evangelizzazione. Il contesto di oggi, questa grande infinita libertà nella quale viviamo, che è una cosa stupenda, che dà le vertigini, ma è anche molto facile perdere tutto, perdersi e non trovarsi se non dopo molto tempo e anche con dolore. Però se guardiamo negli Atti degli Apostoli, non pensiamo che avessero queste prime comunità una situazione molto diversa. Anche lì c'era la grande libertà dell'impero romano. Se pensiamo cosa vedeva Paolo in una città come Corinto, dove c'era di tutto di più, tant'è che anche i cristiani andavano di qua, di là, avevano tante avventure anche a livello, diciamo così, sessuale, e per loro dicevano, ma tanto io ho la fede, cosa vuoi? E dice Paolo, dice, insomma, adesso però non esageriamo, ecco. Questa grande libertà, la dispersione, piccoli gruppettini un po' dappertutto, che non è che avevano internet, che la sera si parlavano via Skype per scambiarsi le informazioni. Dunque, quelli che partivano per questi viaggi, Paolo ci racconta dei suoi naufragi, eccetera, eccetera, cioè dovevano avere una fiducia pazzesca nella forza di Dio, del regno di Dio, del progetto divino, mentre spargevano i loro piccoli semi, cioè qualche cosa di eroico, ed anche questo esce dagli Atti degli Apostoli. Colui che, poi magari ce ne parleranno i nostri autori, ha raccolto tutte queste informazioni su queste prime comunità, ha fatto delle scelte e ci ha dato spesso anche dei quadri abbastanza, non dico idilliaci, ma costruiti cercando di abbellire alcuni elementi. Noi sappiamo che in realtà questo
cristianesimo nascente, ma non so neanche se poterlo chiamare cristianesimo, perché era un movimento che usciva, che era all'interno dell'ebraismo, come ce n'erano tanti. Sappiamo che era una galassia proprio magmatica con tanti punti di vista. Se guardiamo i vari documenti del Nuovo Testamento, non so, ognuno c'ha il suo Gesù. Noi siamo abituati, perché poi nel terzo, quarto secolo hanno cominciato, a secondo secolo, a darci una visione molto più globale e unita, ma all'inizio ognuno aveva le sue visioni molto discordanti, proprio come è la società di oggi, dove ognuno la pensa alla sua maniera. Dunque, in fondo, ci specchiamo molto di più di quanto potrebbe essere, di quanto potrebbe apparire a prima vista in questo libro degli Atti degli Apostoli. Eppure, ecco, quello che mi stupisce leggendo gli Atti, e torno a quello che dicevo all'inizio, è l'elemento della gioia, dono dello Spirito, che permette di superare tutto, di lanciarsi, di continuare, di proseguire, di sperare, di donarsi senza misura. San Paolo che arriva a Roma, e poi questa prigionia che non si sa come andrà a finire, almeno quando vengono composti gli Atti, probabilmente appunto ancora non si sa, noi sappiamo che è finita con il martirio. Insomma, se loro ce l'hanno fatta in quelle condizioni lì, forse ce la faremo anche noi. Ecco, dunque, questo è il mio convincimento. Il testo degli Atti degli Apostoli appunto è un testo scritto, e l'inizio ci spiega appunto, come già per il Vangelo, che l'autore ha raccolto tutti questi dati che aveva, e noi leggiamo queste parole, queste informazioni come se niente fosse, perché siamo circondati dai libri, dalla carta, dalle comunicazioni. L'altro giorno ero a Pisa e mi sono fermato un attimo incantato nel battistero davanti all'ambone, il grande ambone, cioè il balcone rialzato per la predicazione, con tante immagini, decine e decine di figure, e mi ha colpito in un angolino, io non so se era un evangelista, un profeta, con in mano una specie di notice, no? Con la sua penna, e io mi sono detto, ma cavoli, ma avere in mano una penna e un pezzo di papiro, di pergamena, era come avere oggi uno degli aggeggi tecnologici più di punta, perché erano pochissimi che avevano accesso, il libro era un lusso, cioè un rotolo, avere un racconto, già cioè uno che gli è venuto in mente di raccogliere queste informazioni in un libro, farne una compilazione, copiare, cioè si tramandavano qualcosa di lussuosissimo, di costoso, di prezioso. E questo, ecco, questo carta e penna, due strumenti elitari che ci portano, ci fanno capire come poteva essere serio e prezioso per un personaggio di 2000 o quasi anni fa mettersi a raccogliere le informazioni e a compilare questo libro degli Atti degli Apostoli. Un testo affascinante, tra i mille che ci sono nel libro, è quel racconto di Paolo che a Troade, se non mi sbaglio, tutta la notte con la sua comunità passa a raccontare le storie di Gesù, e poi a un certo punto questo giovane Eutico, che si addormenta, vi ricordate, no? Sulla finestra. Eutico, se non mi sbaglio, vuol dire qualcosa tipo fortunato, no? È talmente fortunato che si addormenta e cade di sotto. Ecco, dunque cade di sotto e muore, e Paolo scende con tutti, compie un gesto che fa pensare a uno degli antichi profeti, se non mi sbaglio era Elia, che si era coricato sopra quel ragazzo che era morto, gli ha trasmesso come una specie di respirazione di nuova creazione, e gli ha trasmesso la risurrezione di Cristo. E questo ragazzo risuscita, e poi salgono, celebrano, spezzano il pane. Ecco. Beh, uno potrebbe dire un racconto della Gerusalemme Post di 2000 anni fa, no, uno potrebbe dire, no, qui abbiamo veramente cosa significa entrare in modo interattivo nell'esperienza del morire e del risorgere con Cristo attraverso lo Spirito, la parola e il pane spezzato.
Dunque, spero che anche noi saremo fortunati, altrettanti eutici, senza cadere dalla sedia o dal palcato. Non vediamo Non balaustre, vediamo, quindi no, direi. vediamo, siamo qui nella massima sicurezza, anche fresco, dunque cosa volete di più? Ma di poter anche noi vivere questa esperienza interattiva, entrare in questo oggetto tecnologico di punta di 2000 anni fa, che è un piccolo libro, ma un piccolo libro per una grande storia. Allora do la parola ai nostri relatori. Bene, anche da parte mia il benvenuto per questa serata. Il compito che mi è stato dato lo trovate nel vostro incarto a pagina 2. E già il titolo pone dei problemi, oltretutto Italo lo ricordavo prima, un ritratto ideale della Chiesa delle origini. Punto di domanda. E poi c'è un'indicazione per leggere il capitolo 2 degli Atti, il capitolo 4, il capitolo 5. Perché mai queste indicazioni? Ecco, nel libro degli Atti noi abbiamo molto spesso delle narrazioni. Tutte le persone, pensando a Pentecoste, ricorderanno che, ecco, un racconto, un racconto e nel mondo antico, quando si facevano dei racconti, si usava un certo tempo grammaticale. Io posso usare passato prossimo, passato remoto. Stamattina mi sono alzato alle 6, alle 6:20 ho scritto all'Ernesto e via di questo passo. Uso il passato prossimo se sono qui al nord, se vado in centro Italia, Firenze e poi scendo, uso il passato remoto. Ecco, questi sono i tempi per indicare le cose che una persona ha fatto, che l'altra persona ha fatto e via di questo passo. Ecco, nel libro degli Atti ci sono molte pagine dove viene utilizzato questo tempo verbale. Però ci sono delle sezioni, e sono le tre che voi trovate sul vostro incarto a pagina 2, dove invece ricorre l'imperfetto. L'imperfetto cosa designa? Quando io andavo a scuola a Novazzano, ecco, seconda, terza elementare, una persona studiava l'imperfetto, io ero, tu eri, egli era, e poi la maestra spiegava, la maestra Rosa Belluschi di Chiasso spiegava che, ecco, quando un'azione si ripete non si dice ho fatto, ma si dice io facevo, e via di questo passo. L'imperfetto per indicare delle azioni ripetute. Ebbene, all'interno di questo incarto, del capitolo 2, verso 42 e seguenti, del capitolo 4, verso 32 e seguenti, del capitolo 5, il verso 12 e successivi, noi troviamo come tempo grammaticale l'imperfetto. Basterebbe guardare la prima parola. Erano saldamente uniti, assidui all'insegnamento degli apostoli, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo scrittore tende a presentare, ecco, non un fatto che è capitato il tal giorno, la mattina o la tal sera, ma una situazione di una certa costanza. E i biblisti, davanti a queste tre sezioni, parlano di sommari. Sì, è una parola un pochino complessa, sommari, però tutte le persone sanno che cosa significa il verbo sommare, cos'è la somma, eccetera. Ecco, qui abbiamo uno scrittore, ecco, il quale mette insieme dei dati. Se lo scrittore Luca scrive verso la fine del primo secolo, e qui parla della situazione all'epoca della prima generazione cristiana, degli anni 30, come faceva a mettere insieme queste cose? 50 anni dopo. Ma è, in fondo ce ne hai fatto accennato anche tu questo, c'è un problema di tradizione orale, e poi piano piano si mettono per iscritto certe cose, e poi Luca nel suo prologo al Libro degli Atti dice, ecco, mio caro Teofilo, poi non sappiamo se è un nome proprio, è uno che si chiamasse Teofilo, oppure, ecco, tu che ami Dio, Teos è Dio, Fileo, Filos, eccetera, vuol dire amare. Ecco. Ecco, mio caro Teofilo, lui nel primo libro ha fatto così, adesso e via di questo passo. E abbiamo queste narrazioni. Mi scuso, rischio di lasciarmi prendere, meglio che guardi l'orologio, perché abbiamo pensato 20 minuti e 20 minuti. Allora, dicevo, abbiamo questi tre sommari, ecco,
che ci danno una specie di ritratto della, di quello che poteva essere una prima comunità cristiana. Erano saldamente uniti, assidui all'insegnamento degli apostoli e alla comunione fraterna, alla frazione del pane e alle preghiere. Un senso di timore veniva in tutti e molti prodigi e segni venivano per opera degli apostoli, eccetera, eccetera. Il primo sommario di Atti 2. Nel capitolo 4 abbiamo un altro sommario: la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva, anche qui il perfetto, no? Un cuore solo, un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà, eccetera. E nel capitolo 5, verso 12, per mano degli apostoli molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo. Di nuovo questo imperfetto per caratterizzare una situazione di una certa durata. Ebbene, tre sommari, il primo sottolinea soprattutto l'unione della prima comunità cristiana, lo dice proprio il verso 42. Il secondo sommario, ecco, sottolinea così una componente diversa, una componente di, come dire, di concretezza, ecco, a proposito dei beni. Ecco, questa penna è la mia, però la posso prestare a lui, la posso prestare a te e via di questo passo, ecco, però ecco, è mia perché sì, sono andato all'innovazione e ho comprato una penna. E qui invece si dice che nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva. Quindi qui questa, come dire, questa unione della comunità cristiana ha delle conseguenze anche a livello così concreto di proprietà. Ecco, nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva. E poi nel terzo sommario, quello del capitolo 5, l'accento è sulle guarigioni. Per mano degli apostoli molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo e via di questo passo, e poi l'accento in particolare sulla guarigione degli infermi, eccetera. Ecco, tre sommari abbastanza diversi per alcuni aspetti, però con degli elementi in comune. Ebbene, io credo che valga la pena così di essere attenti a, così, a qualche particolare di ciascuno. Dicevo, il primo mette l'accento sulla comunione, lo dice il verso 42, erano saldamente uniti, e poi questa idea di saldamente uniti la troviamo ancora più in avanti nello stesso sommario verso 46, erano saldamente uniti, assidui. Ecco, e questa unità è rappresentata da chi? Da che cosa? Dall'insegnamento degli apostoli. Ecco, noi abbiamo delle persone, gli apostoli, i quali finiscono per diventare così il punto focale attorno al quale una comunità si unisce. Erano saldamente uniti, assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna, alla frazione del pane e alle preghiere. Ecco, e qui sicuramente mi pare impossibile dimenticare che il nostro scrittore, qual è un greco, Luca, però è un greco, conosce bene la tradizione ebraica. Ebbene, questo nostro scrittore è attento alla tradizione ebraica, e dalla tradizione ebraica si ricordano tre elementi. Vi leggo quello che Shimon il Giusto, che apparteneva agli ultimi della grande sinagoga, due secoli e mezzo prima della nascita di Cristo, ecco, affermava: egli era solito dire tre cose, su tre cose si fonda il mondo: sulla istruzione, sull'insegnamento, sul culto e sulle opere di carità verso il prossimo. La Torah, l'insegnamento, poi il culto e le attività concrete, le opere di carità verso il prossimo, così si legge nel Talmud. Ebbene, qui noi abbiamo una ripresa di questa formulazione, però, ecco, Luca, situandosi su questo sfondo, dice, però attenzione, qui non è una comunità di ebrei, perché in più c'è un particolare, ecco, l'insegnamento degli apostoli è chiaro, come l'insegnamento ricordato prima da questo Rabbi Shimon, la comunione fraterna, le opere di misericordia, l'attenzione agli altri, eccetera, le preghiere, la preghiera, il culto viene ricordato anche qua, però c'è la frazione del pane.
e ogni persona si ricorderà l'ultima pagina del Vangelo di Luca, ecco, dove ecco, questi due che tornano a casa, ma sì, noi abbiamo messo la nostra speranza in questo qua e poi sì, l'hanno messo in croce, 3 giorni che è morto e poi è andato punto al momento di condividere la cena, alla frazione del pane, riconoscono che è Gesù di Nazaret risorto. La frazione del pane caratterizza il cristianesimo e distingue il cristianesimo rispetto all'ebraismo. La cena, l'ultima cena di Gesù prima del Venerdì Santo, la cena di Emmaus, e qua ecco, erano saldamente uniti all'insegnamento assiduo, all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna, alle preghiere, ma anche alla frazione del pane. Gli altri particolari li salto via perché altrimenti l'Ernesto non interviene più. Potrebbe essere un vantaggio. Ecco, qui l'accento è sulla comunione, poi c'è l'aggettivo, tenevano ogni cosa in comune, no? La formulazione viene ripetuta parecchie volte nel testo. L'altro sommario del capitolo 4 ci presenta invece un aspetto diverso. Perché? La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo, ritorna sulla stessa idea, non un'anima sola, e nessuno diceva, attenzione qui la novità, nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, cioè la condivisione dei beni. E la condivisione dei beni, ecco, bisogna ricordare un particolare, la condivisione dei beni è l'ideale dei filosofi greci. Se una persona legge e non si perde, leggendo la Repubblica di Platone, ci sono delle pagine dove, ecco, tutto deve essere in comune. C'è Pitagora, adesso in scuola media si studia il teorema di Pitagora, però Pitagora tra l'altro domandava alle persone che stavano attorno a lui di condividere. Ecco, non è, ecco, questa penna è la mia, quella è la tua e quella è la sua, condividere. Tutti i discepoli di Pitagora dovevano così, condividere così tutto nella vita. Quindi c'è un ideale da una parte dei filosofi greci, c'è un ideale così portato avanti dei pitagorici. Ebbene, nella Valle del Giordano c'è lì pure un ideale simile, è quello degli Esseni. E abbiamo un ebreo, si chiama Giuseppe, e poi però siccome sono arrivati i romani, lui si è schierato dalla parte dei romani dopo averli combattuti in guerra, allora siccome i romani erano i Flavi, Giuseppe Flavio, quando parla degli Esseni dice non curano la ricchezza ed è mirabile il modo come attuano la comunità dei beni, giacché è impossibile trovare presso di loro uno che possegga più degli altri. La regola è che chi entra all'interno di questo gruppo degli Esseni mette il suo patrimonio a disposizione della comunità. In comune. Ebbene, qui il nostro scrittore dice: no, nessuno, Luca, nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. E poi viene ribadito ancora alla fine: no, nessuno era un bisognoso, e viene citato il Deuteronomio dove si parla dell'anno sabbatico, quindi vengono eliminati tutti i debiti. Ebbene, allora non ci sono più dei bisognosi. Infatti, quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano in porto, eccetera, eccetera. Però, siccome così tu hai evocato la tradizione orale, poi si mettono per iscritto delle cose, qui sembra che il nostro scrittore mette insieme due cose diverse, perché all'inizio e alla fine parlano così delle cose che si hanno in comune, e poi in mezzo nel verso 33 con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione, quelli fanno la predica sulla risurrezione. Ma è Luca che era un po' distratto, o invece ha senso proprio questa struttura, il fatto di parlare così della comunione dei beni e di mettere al centro, però questa comunione dei beni non viene giù dal cielo, uno spunta così come un fungo, ma questa comunione dei beni è legata al fatto che gli apostoli rendono testimonianza della risurrezione. Ecco, la testimonianza della risurrezione non vuol dire ah sì, uno era morto, l'ha messo via nel sepolcro, poi dopo 3 giorni ha fatto uno starnuto, è saltato fuori e ha cominciato a girare. Eh no, credere nella risurrezione vuol dire cambiare stile di vita.
vuol dire cambiare stile di vita e mettere in comune. E allora Luca, proprio il verso 33, lo mette in mezzo all'interno di questo sommario che comincia con la condivisione dei beni e si conclude con la divisione dei beni. E poi, prendo ancora 3 minuti, e poi c'è l'altro sommario invece che ha un contenuto diverso, ci parla delle guarigioni. Per mano degli apostoli molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo, ed erano tutti in cuor uno, eccetera, no? E sempre più una folla di uomini e di donne si univano credendo nel Signore, al punto che portavano gli infermi nelle piazze, ponevano su lettucce e giacigli, eccetera, eccetera, così. Perché quando Pietro passava, anche solo la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Quindi il tema delle guarigioni. Di questo terzo sommario vorrei sottolineare in particolare, al verso 14, sempre di più una folla di uomini e di donne. Abbiamo fatto un errore, Ernesto, traducendo. Bisognerebbe tradurre sempre di più una folla di uomini e anche di donne. C'è una parolina in più in greco che l'abbiamo persa, pazienza. Nella prossima edizione aggiungeremo questo, perché cosa fa Luca? Evidentemente sottolinea che ecco, non sono solo così dei maschi quali, ecco, ma anche di donne. Chiudo tornando sul titolo, un ritratto ideale della Chiesa delle origini. Cosa dire su questo punto di domanda? Ecco, già l'autore degli Atti ci aiuta a rispondere a questa domanda. In particolare ci aiuta quando ci fa vedere la vita in comune, il possedimento in comune. Perché dopo questo sommario c'è un tipo che si chiama Barnaba, il quale così ha un terreno e vabbè, lo mette a disposizione, lo vende e i soldi vanno a finire in una cassa comune. Quindi questo qui in sommario là viene attuato, ecco, da questo Barnaba, e l'autore ne parla subito dopo. Quindi abbiamo il verso 35, subito dopo c'è questo personaggio. Però se noi continuiamo la lettura, dopo il capitolo 4 viene il capitolo 5 evidentemente, ebbene nel capitolo 5 i primi 11 versi ci parlano di un signore, Anania, e di sua moglie Safira, i quali così fanno delle truffe, insomma, dicono ma abbiamo venduto, così ti portiamo qua 50 franchi, poi ho dimenticato qualche zero, insomma, ecco, cose capitavano solo nel mondo antico. Ecco. In fondo, e concludo, i nostri sommari, già dove Luca li colloca, ci fanno vedere che ecco, l'ideale è questo, l'ideale che può essere raggiunto, può essere messo in pratica. Caso di Barnaba, ce lo fa vedere subito dopo, e in altri casi invece ci sono delle persone che così fanno finta di. Quindi sono degli ideali da realizzare. E l'ultima cosa, poi concludo davvero, sempre a proposito di questi sommari, se noi li collochiamo all'interno del libro degli Atti, cosa vediamo? Ecco, vediamo che l'ultimo poi è grandioso, no? Insomma, basta l'ombra di Pietro che guarisce, eccetera, eccetera, quindi la folla delle città vicine a Gerusalemme si riuniva, eccetera, un successo dell'altro mondo. La parola successo, ebbene, subito dopo, ecco, cosa capita? Capita che i nostri apostoli vengono arrestati. Quindi se a un dato punto si realizza qualche cosa, si realizza qualcosa di positivo, e poi ci possono essere anche delle conseguenze. Ci possono essere delle conseguenze abbastanza dure. Ecco, non è che sia così un quadro ideale, che bello, tutto fiorisce e basta. Ma così come il Vangelo ha al centro la risurrezione preceduta dalla croce, qui c'è andato punto praticamente la stessa cosa, no? Cioè, sono delle guarigioni
E poi però allora questi apostoli, così li chiudiamo, li trattiamo male, li arrestiamo. E d'altronde, per fare un'ultima referenza, se noi leggiamo in particolare il verso 16, 5-16, anche la folla delle città vicine a Gerusalemme si riuniva, eccetera, portando infermi, persone perturbate, e tutti venivano guariti. Nel primo volume di Luca, cioè nel Vangelo, al capitolo 6, leggiamo qualche cosa di simile a proposito di Gesù di Nazareth. Ricordo, capitolo 6, il verso 17, 18 e 19. E poi, cosa fa Gesù di Nazareth? Beati voi, poveri, e vieni questo passo. Basta, mi fermo lì perché le beatitudini non sono il compito di questa sera. Avevo già dato. Il collegamento? Il collegamento viene spontaneo pensando che ci troviamo di fronte a una serie di ideali a cui le comunità cristiane sono chiamate a guardare costantemente, ideali che hanno costituito proprio fin dal versetto 42 del capitolo secondo che Renzo ha letto prima, i punti di riferimento imprescindibili. Lo è stato, non lo è stato, la storia del cristianesimo ha tanti episodi e tante articolazioni molto varie, ma certamente pensare che l'insegnamento degli apostoli, cioè il riferimento alla predicazione di Gesù, alle parole e alle azioni di Gesù, la solidarietà tra le persone, il ricordo della frazione del pane, cioè in ultima analisi del momento che conclude la parabola esistenziale di Gesù e apre il culmine, tutto attorno alla dedizione che Gesù dà di se stesso agli altri. Ecco, questi elementi sono elementi assolutamente fondamentali a cui per secoli si è guardato come se questi racconti, questi sommari fossero la fotografia di quel che erano le comunità delle origini, quando invece ormai noi sappiamo, e non da ieri, che, come ricordava Renzo, sono l'ideale, il punto di riferimento a cui guardare, con cui confrontarsi sistematicamente, con tutti i limiti, ma anche con tutte le possibilità che nelle epoche successive della storia del cristianesimo le varie comunità hanno portato con sé. Allora, con questo stesso spirito, è interessante fare un altro piccola incursione, siamo alla pagina 4 del fascicolo distribuito, in un altro momento importante degli Atti degli Apostoli. Renzo ricordava che sono 28 capitoli, 28 capitoli molto articolati, con una tradizione manoscritta tormentatissima. Il cardinale Martini, che si è laureato su un aspetto di questa tradizione manoscritta, ripetutamente diceva di essersi confrontato con qualche cosa di molto difficile, e alcuni suoi confratelli dicevano che dopo quel che aveva fatto con la sua tesi di dottorato sarebbe stato pronto a tutto. E allora, in un quadro come questo, è molto bello leggere il passaggio del capitolo 15. Allora, comunemente lo si chiama il passaggio, il brano, del Concilio di Gerusalemme. Probabilmente l'espressione concilio è abusiva, nel senso che è più corretto dire assemblea di Gerusalemme, pensando che in quel momento, probabilmente tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, del primo secolo d.C., nelle comunità cristiane, che sono ancora, lo ricordava prima Renzo, lo ricordava Don Italo, all'interno del giudaismo, perché per poter parlare di cristiani come una realtà del tutto emancipata dobbiamo arrivare tra la fine del primo d.C. e l'inizio del secondo, però certamente vi è all'interno di questa costola del giudaismo, che è costituita dai discepoli del Nazareno, un problema fondamentale, che il versetto 1 del capitolo 15 pone in modo chiarissimo. Alcuni scesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Se non passate attraverso la circoncisione, se non passate attraverso quella che è la pratica emblematica dell'essere giudei, del passare attraverso il giudaismo, la pienezza di rapporto con Dio, la pienezza esistenziale della vita vi è impossibile. Ora capite che questo discorso, fatto con questa affermazione,
È un discorso che, per esempio, nel cuore e nella mente di Paolo di Tarso ingenerava una serie di reazioni almeno contrastanti. Perché Paolo veniva dalla logica della circoncisione. In quella logica era stato cresciuto ed era stato educato e aveva vissuto almeno 30 anni della sua vita. Ma a questo punto egli si rendeva conto, ne parlano le lettere paoline dettate direttamente dall'Apostolo e ne riparlano gli Atti degli Apostoli, si rendeva conto che questa logica era forse necessaria o qualche in ogni modo importante, ma certamente non sufficiente. E quindi quando gli Atti al capitolo 15 danno conto, nella loro forma che è loro possibile, di questo scontro, che a noi può sembrare erudizione e qualcosa di astratto, ma che era invece assolutamente fondamentale nel contesto di quelle comunità dove la maggior parte delle persone non sapeva né leggere né scrivere, ma una parte rilevante delle persone che veniva dal giudaismo si confrontava con chi veniva invece da culture diverse. E capite che i linguaggi, le prospettive culturali erano certamente diverse. Allora, il fatto che gli Atti degli Apostoli, capitolo 15, in sostanza diano la soluzione a questa diatriba, certo, noi nel fascicolo qui abbiamo presentato anche la pagina 5, il contraltare di questo brano di Atti 15, cioè il capitolo secondo, buona parte del capitolo secondo della lettera ai Galati. Ecco, io per capire che cos'è stato il Concilio di Gerusalemme devo perlomeno leggere in parallelo questi due testi, perché da parte di Paolo c'è tutta la passione e per certi aspetti anche la durezza della persona parte in causa diretta, di chi era coinvolto direttamente in questa vicenda. Da parte del redattore lucano c'è il fatto di essere testimone di seconda mano, di non essere parte della diatriba in sé per sé, ma certamente di essere stato informato abbastanza a fondo su questi avvenimenti. Allora, qual è la soluzione che viene data a questo problema? La possiamo leggere in qualche misura, per esempio, fin dal versetto 13 del capitolo 15, siamo sempre alla pagina 4, quando una delle colonne della comunità delle origini di Gerusalemme, Giacomo, si esprime in questi termini. Siamo al versetto 13, appunto. Giacomo reagì dicendo: «Uomini e fratelli, ascoltatemi. Simone ha esposto in dettaglio come fin da principio Dio ha visitato i pagani per prendere da loro un popolo a suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto, scrittura definitiva: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le parti cadute e la rialzerò, perché anche gli altri umani cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose, da lui conosciute dall'eternità. Per questo, dice Giacomo, io ritengo che non si debba importunare quelli che tra i pagani si volgono verso Dio, ma solo si ordini loro di astenersi dalle sozzure degli idoli, dall'impudicizia, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè, infatti, fin dalle generazioni antiche, ha coloro che lo annunciano in ogni città, dato che viene letto ogni sabato nelle sinagoghe». Allora, chi come Giacomo viene dal giudaismo in tutto e per tutto, propone una soluzione che non costringa chi viene dal paganesimo a passare attraverso le pratiche del giudaismo e nello stesso tempo però spinga coloro che sono di provenienza pagana a rispettare alcuni principi di carattere etico che erano, potevano essere elemento comune tra chi veniva dal giudaismo e chi veniva dal paganesimo. Qualcuno potrebbe dire: è un compromesso? È un compromesso ticinese? Ma probabilmente né l'una né l'altra cosa. Certamente è una soluzione di cui in qualche misura dà conto anche Paolo, sia pure in termini più duri, più, se volete, più aguzzi, più a spigoli vivi, una soluzione che da un lato consente a chi veniva dal paganesimo di continuare nella linea che l'aveva portato ad aderire alla fede cristiana, cioè non c'era bisogno di abbandonare o di aggiungere elementi estranei alla propria cultura. E nello stesso tempo questo faceva sì che chi era arrivato al discepolato del Nazareno, crocifisso e risorto, attraverso il giudaismo, cioè venendo dalla cultura giudaica, di non sentirsi fuori casa, cioè di non sentirsi in un contesto assolutamente estraneo. Allora, che cosa è, mi pare, interessantissimo in questo passaggio?
Ci sono vari aspetti, ma mi limito a segnalare soltanto due. Dunque, anzitutto il fatto che ancora una volta si vede come nelle origini cristiane, ripeto, siamo in un racconto che è stato scritto probabilmente alla fine degli anni 70, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi 50 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, ma che parla di avvenimenti che sono di una ventina d'anni dopo la morte di Gesù, quindi neanche della generazione successiva, tutto sommato. Ecco, in quel contesto il problema di che futuro dare alla fede cristiana, cioè che tipo di attenzione dare a questo tipo di prospettiva di vita, diventa un aspetto determinante, fondamentale. E il tentativo non è quello di rinchiudere il discorso all'interno di un giudaismo asfittico e chiuso in sé, ma è quello di allargare gli orizzonti il più possibile verso una logica che mette in gioco non anzitutto l'obbedienza dei precetti, ma innanzitutto la scelta del cuore nei confronti di una apertura all'altro con la A maiuscola, Dio, giocata nelle relazioni con persone di varia cultura, di varia provenienza. Allora, noi tutti sappiamo che nel giudaismo non possiamo, l'abbiamo detto in altre occasioni, anche nei corsi che quest'anno abbiamo dedicato Renzo e io al Vangelo secondo Matteo, noi non possiamo, tra la fine del secondo secolo avanti Cristo e il secondo dopo Cristo, parlare di giudaismo come di una realtà assolutamente monocorde e omogenea. Abbiamo vari giudaismi. In ultima analisi, due distinzioni fondamentali. Il gruppo delle correnti che nella Torah, applicata in modo giuridicistico, in modo letteralistico, trovano il senso della vita, e i filoni dei giudaismi che si possono riassumere, se vogliamo sintetizzare molto concisamente, nell'affermazione profetica misericordia voglio e non sacrificio. Allora, che il Nazareno facesse parte di questo secondo filone è piuttosto evidente. Che Paolo facesse parte del primo filone è piuttosto probabile. Ma quel che succede dall'evento di Damasco in poi, quando comunque sia andato quell'evento, comunque si sia realizzato, e gli Atti degli Apostoli ci offrono tre racconti distinti di quell'evento, uno del redattore Lucano e gli altri due ai capitoli 22 e 26 di Paolo che parla di quell'evento, ecco, comunque sia andata quella vicenda, comunque si sia realizzata praticamente, quello che è fondamentale è che una persona che dal giudaismo più fondamentalista veniva si apre a una logica di universalità che lo porta per 30 anni da Damasco in poi a predicare in ogni luogo possibile del Mediterraneo che la salvezza era, la salvezza, cioè la pienezza di vita, veniva dall'amore del Vangelo di Gesù Cristo crocifisso e risorto. E questo, per chi veniva dal giudaismo e aveva fatto questa scelta di cambiamento, era complesso, difficile, ma un'apertura notevole. Ma provate a pensare per coloro, per esempio Pietro, che venivano certamente non da un giudaismo universalista e che venivano anche da un giudaismo tutto sommato non particolarmente ricco di concetti, molto essenziale, molto pratico. Che cosa possa essere stato questo cambiamento? Allora, quando nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, nel discorso fondamentale che Pietro rivolge a Cornelio e agli altri, il testo inizia, ne parlavamo con il signor Grampa all'inizio di questa sera, mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chiunque lo rispetti profondamente e costantemente e pratichi la giustizia, a qualsiasi popolo appartenga, è a lui gradito. Questi sono i versetti 34-35 del capitolo 10. Sarà stato il Pietro autentico a dire queste cose? Sarà stato il Pietro travestito lucanamente a dire queste cose? Il discorso è aperto, la discussione è aperta. Ma in ogni caso, all'altezza del capitolo 15, di cui brevemente abbiamo letto qualche passaggio questa sera, il problema viene risolto. Viene risolto nel senso che si venga dal giudaismo o si venga dalle culture pagane, quello che importa è dove si vuole andare in termini di attenzione a questo amore di Dio in Gesù Cristo. E questo diventa decisivo, perché è un dato questo,
il titolo di questi nostri incontri va in questa direzione, è un dato che noi ci portiamo, quali che siano le scelte culturali o religiose che facciamo della nostra libertà, dal primo al ventunesimo secolo dopo Cristo, a confrontarci ancora una volta tra queste due alternative. Un cristianesimo innanzitutto preoccupato di dirsi come vero e arroccato sulle sue posizioni, oppure un cristianesimo che è attento alla propria identità, ma innanzitutto cerca di interagire con il mondo e con le culture, e Don Italo lo ricordava all'inizio, particolarmente articolate che già nel primo secolo dopo Cristo c'erano. Ora, a me pare che questo sia un dato di assoluta attualità, perché se lo sono, e credo di poterlo dire serenamente, i riferimenti ai sommari dei capitoli 2, 4 e 5 che Renzo ha commentato brevemente prima, proprio per quel che definiscono della fisionomia della comunità cristiana, ovviamente con tutti i cambiamenti e le riletture da fare dopo 20 secoli, a maggior ragione quasi questo passo di Atti 15 e tutti i riferimenti che negli Atti troviamo nel confronto tra giudaismo e ex paganesimo verso la fede cristiana, interpellano profondamente la nostra contemporaneità. È per questo che mi è sembrato utile in questa nostra riflessione generale collocare proprio come elemento interessante quello che è la conclusione di questo capitolo 15, siamo a metà della pagina 6, i versetti successivi al versetto 29, dove il redattore lucano, sempre nel secondo registro della gioia e della pace, che come ricordava anche Don Italo è uno dei registri fondamentali di questo passo, a Nola dove insegno Nuovo Testamento, ho una laureanda che in questi mesi, in questi giorni sta concludendo una tesi laurea sul tema della gioia nei testi lucani. E le scoperte che questa ragazza ha fatto proprio attraversando il Vangelo e gli Atti degli Apostoli sono state davvero notevoli dal suo punto di vista, è stata un'occasione credo importante per lei ed è un contributo interessante, dobbiamo riconoscerlo, in particolare dal 13 marzo 2013 in poi, perché lo si ricordava all'inizio, il tema della gioia associato al credere è sempre stato ricordato nella tradizione cristiana, cattolica e non, nei secoli, ma dobbiamo riconoscere che chiunque legga Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica pubblicata nel novembre 2013 da Papa Francesco, trova decine e decine di riferimenti a questo proposito. Ecco allora, in questo, proprio la conclusione del capitolo 15, gli ultimi versetti, essi allora congedati si discesero ad Antiochia e riunita la comunità consegnarono la lettera appunto dove avevano ricevuto le indicazioni che rapidamente prima ho riassunto e che erano state poi riproposte ancora nel capitolo 15 più avanti. Quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli per tornare da quelli che li avevano inviati. E da qui il meccanismo continua. Allora, prima di concludere questo mio intervento, volevo leggere con voi un passo molto bello di un biblista contemporaneo, Silvano Fausti, gesuita, che opera a Milano leggendo testi biblici per centinaia e centinaia di persone ogni settimana e nello stesso tempo essendo figura di riferimento di una casa di accoglienza per persone in difficoltà, quindi associando l'attenzione alla parola con un'attenzione alla concretezza della vita delle persone, secondo un binomio che mi sembra estremamente sano. Siamo alla nota 3, a pagina 3. Questo testo fa riferimento ai sommari e allarga il discorso. Ci presenta il modello della vita salvata. Sappiamo che cosa vuol dire salvato. Quando uno fa un lavoro al computer, magari molto impegnativo e per lungo tempo, e poi si dimentica di salvarlo, perde tutto. Lo stesso vale per la nostra vita. Se non è salvata, ancorata a ciò che tiene, è una vita da nulla, che vive nel nulla, anzi, che produce il nulla e la morte. Ovviamente Fausti fa un discorso molto largo, non fa un discorso autoreferenziale. Quindi si intende una vita che sia vivibile, bella e piena, una vita dove appunto si può vivere con l'altro senza mangiare l'altro. Possiamo stabilire relazioni che siano valide. L'uomo è appunto relazione e tutto il resto è in funzione del vivere la propria umanità. Ecco, mi pare che
Il passo di Atti 15, come d'altra parte i riferimenti ai sommari dei capitoli 2, 4 e 5 che abbiamo proposto prima, vadano esattamente in questa direzione, siano uno dei tanti elementi che ci aiutano a pensare che leggere gli Atti degli Apostoli oggi sia un'avventura importante, significativa. E, ripeto, non soltanto nell'ambito ecclesiale della importante attenzione liturgica e catechetica, ma in senso estremamente largo. Ecco. Lascio adesso.